Ciao Simone, Dino Manganiello di Radio Punto Nuovo. Spesso mi tocca cominciare le interviste, quindi ti faccio la domanda di rito, ovvero come ti trovi, che sensazioni hai in questi primi giorni di gruppo biancoverde, però ce ne aggiungo un'altra. Mediana 5, tu dovresti essere il quinto di destra, sei in quella posizione, ti trovi a tuo agio, e così ci spieghi anche un po' le tue caratteristiche, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti. No, mi trovo bene, il gruppo si sta formando bene, siamo ancora all'inizio, ma il mister ci tiene tutti sulla corda, quindi dai, lavoriamo bene. Ora vediamo il modulo, sicuramente è il 3-5-2, e vediamo dove mi metterà il mister. Io posso fare sia il quinto che il terzo, e sono a disposizione del mister. In carriera l'ho fatto sia il quinto che il terzo, quindi non è un problema di modulo o di ruolo. Ciao Simone, buongiorno. Pellegrino Marciano, prima di Terre Nostra. Ti chiedo, hai giocato in tante piazze importanti, e se, insomma, Avellino è una di queste, insomma, che si aggiunge alla tua collezione, diciamo così, e ci racconti un po' la trattativa, come è andata, e se la presenza già di Francesco Forte qui ha influito un minimo nell'arrivare qua. Allora, diciamo sì, che per fortuna ho fatto piazze importanti, piazze ambiziose, come lo è Avellino. E la trattativa è iniziata, ma neanche 5 giorni prima che io firmassi, e sicuramente la presenza di Forte mi ha facilitato la scelta, però non è che ha facilitato la scelta. E quando ti chiama una piazza del genere, con soprattutto un direttore e un allenatore vincente, viene tutto più facile scegliere. E siamo venuti qua per far bene, e speriamo di toglierci parecchie soddisfazioni. Simone, Sabino Giannattasio, Sport Channel. Appunto, quanto è stata importante la presenza di mister Braglia? Allora, diciamo che col mister mi sono sentito un paio di volte, e sapete tutti com'è il mister, chi è il mister, e ci ha messo un secondo e mezzo a convincermi, ma neanche, non serviva neanche, però due parole fatte bene, messe bene, mi ha portato qua. Ciao Simone, benvenuto ad Avellino, sono Marco Costanza. Allora, tu hai vinto già un campionato con il Lecce qualche anno fa, e l'anno scorso ai playoff ti sei fermato ad un passo, diciamo, contro il Bari, dai rigori. Ecco, ai più giovani che magari sono già in rosa o che dovranno arrivare, cosa ti senti di dire, diciamo, per giocare a vincere un campionato come una piazza importante come ad Avellino? Allora, sicuramente giocare per vincere ti dà delle motivazioni diverse e delle responsabilità più grosse. Però chi viene qua in questa piazza qua, le motivazioni ce le deve avere per forza, e anche perché è vero che gli stadi purtroppo saranno chiusi ancora per un po', però Avellino è seguita da parecchie persone, e noi dobbiamo riuscire a far bene per noi, ma soprattutto per loro, per la città, e dobbiamo toglierci, noi diciamo un po' più vecchi, e soprattutto quelli giovani devono iniziare a capire che piazza è, e togliersi grosse soddisfazioni per loro stessi. Ecco, ti chiedo Simone, dall'alto della tua esperienza, come si fa a fare bene in un girone come quello in cui l'Avellino dovrà giocare, considerando che ci saranno grandissime piazze, forse anche il Perugia si vocifera, come si fa, come si cresce? Come si cresce, nel senso, è vero che il girone è tostissimo quest'anno, però diventa più bello, cioè più è difficile una cosa, più è bella prendersela, almeno per quanto mi riguarda. E bisogna allenarsi dando sempre il 100%, mai risparmiandosi, e pensare partita dopo partita, e come se fosse, sembrano frasi fatte, però è la pura verità, pensare partita dopo partita, cercare di raccimolare più punti possibili, e poi alla fine si tireranno le somme. Ci saranno tanti derby, appunto pure quello con la Juve Stabia, può essere questo uno stimolo in più? Ma sicuramente, noi, come ho detto un secondo fa, dobbiamo pensare partita dopo partita, come se fossero tutti derby, e vincerle, cercare di vincerle tutte. Poi sicuramente ci saranno periodi più difficili e periodi più facili, però dai,
Noi dobbiamo riuscire a fare gruppo, che è la cosa fondamentale per portare l'Avellino in alto. Ascolta Simone, il mercato è in piena evoluzione, l'Avellino è ancora un cantiere aperto sostanzialmente, perché insomma, basta guardare i numeri e ci si accorge che non siete tantissimi. Questa cosa condiziona un po' il vostro modo di lavorare in questo momento, rappresenta una problematica il fatto che non siete 22 per capirci, sono già passati 12 giorni di ritiro, o comunque, lo dico a te che hai grande esperienza, si lavora comunque bene? Beh, sicuramente a noi cambia poco, nel senso, perché tanto gli allenamenti li dirige il mister e li organizza il mister. Per lui forse sarà un po' più complicato, perché non riusciamo a fare una partita 11 contro 11, non riusciamo a prendere il minutaggio, però dai, c'è ancora tempo e il mercato, non dimentichiamoci che lo fa un direttore esperto che campionati ne ha vinti e conosce bene questa categoria, quindi abbiamo tutti fiducia del suo lavoro e sicuramente porterà gente preparata, forte, con motivazioni e voglia di vincere. Va bene? Ok. Avvicendiamo un attimo i ragazzi. Grazie.